Per costruire la pace occorre ridare speranza ai poveri, sia dal punto di vista economico che da quello morale. Lo ha sottolineato Benedetto XVI nell'ampio discorso al corpo diplomatico ricevuto ad inizio d'anno, come è consuetudine. Il Papa ha passato in rassegna aree problematiche del mondo e grandi questioni economiche e sociali che oggi affliggono paesi e continenti. Ha ribadito che occorre contrastare la fame e rendere sane le economie attraverso un'etica basata sulla dignità innata della persona umana. Per lottare contro la povertà, si deve investire sui giovani, coinvolgendoli ed educandoli ai valori. Ha chiesto la fine delle persecuzioni contro i cristiani e che nel mondo occidentale non ci sia pregiudizio ed ostilità perché le chiese dissentono dal pensiero dominante. Ha chiesto un ampliamento della tregua a Gaza ed un approccio globale ai problemi della Terra Santa nel rispetto delle aspirazioni e degli interessi legittimi di tutte le popolazioni coinvolte. Si ha progresso, ha concluso, con un'umanità più fraterna tramite valori e ideali condivisi.